Well, first of all, if you think of the Mediterranean, it has multiple crises. And unluckily, the international community has not seen the Mediterranean as one unit. We look at the crisis in southern Europe as something different from the crisis in northern Africa, but it affects us all. This, of course, network would then be very useful to, first of all, help in giving the information not only to our citizens, but also to policymakers. And when I say policymakers, it would be politicians, it would be business, it would be NGOs. So we know what best practices exist and what possibilities, but also creating a roadmap of where we should be in 5, 10, 20 years and trying to create a collaboration so that we actually reach those goals. First of all, decide on those goals, but then reach those goals. So I can also phrase it as a green security. Here we are not discussing problems at this conference. Unfortunately, we do too much. We should focusing on solutions. And a key solution is solution of the climate change, or stopping climate change, and to provide energy security for the growing population, and to provide fresh water generation by desalination, because this region will need, by the year 2050, about 3 more Niles as a water source. So this has to be produced technically by desalination and by reprocessing used water. Una delle solution prescelte qui a Siena è oggetto di un vostro studio di cui lei peraltro è coordinatrice. In che cosa consiste? Allora, lo studio consiste fondamentalmente nel cercare di capire gli effetti e le conseguenze che possono provocare le plastiche e in particolar modo le microplastiche, cioè dei minuscoli frammenti di plastica, sugli organismi del Mediterraneo. Perché da molti anni è molto evidente che il problema del marine litter, cioè della contaminazione da rifiuti e in particolar modo della plastica, che rappresenta l'80% dei rifiuti presenti in mare, rappresenta un serio rischio per la salute degli organismi marini e della sua biodiversità. L'obiettivo del progetto è quello di fare un monitoraggio ad ampio spettro su tutto il bacino del Mediterraneo, utilizzando una barca eco-friendly che percorrerà in un periodo di circa 3 mesi l'intero bacino del Mediterraneo e che, raccogliendo vari organismi sentinella, ci indicherà realmente quanto la nostra biodiversità del Mediterraneo è impattata da questi rifiuti di origine antropica. Ci tengo molto ad essere uno degli attori della diffusione del, io lo chiamo marchio Siena, della conoscenza e dell'insieme di competenze che questa città, che non è solo la bellezza o altro, io dico sempre l'affresco del buon governo è il primo grande affresco laico della storia, no? Quindi qua veramente c'è una grandissima storia molto connessa col tema della sostenibilità.